Hola a tutti ragazzi, sono Luke e oggi siamo qui in un nuovo video davvero strano. Il video è chiamato l'Enderman Bianco e oggi vi porterò questa leggenda. Il mondo di Minecraft è vasto, ma nessuno è riuscito a scoprire tutti i segreti e tutte le meraviglie che questo gioco contiene. Oggi parleremo di qualcosa di veramente strano, di qualcosa che forse in davvero pochi l'hanno veramente visto. Parlo dell'Enderman Bianco. Analizziamo prima di tutto questo mob. L'Enderman che cos'è? A chi si sono ispirati i creatori per programmarlo? L'Enderman è stato aggiunto in Minecraft nella beta 1.8. È un mostro altissimo, con braccia e gambe lunghissime, tutto nero, ma con degli occhi viola, che generano particelle che gli donano il potere di teletrasportarsi. Sono proprio questi misteriosi occhi che il mostro vuole proteggere, e infatti attaccherà il giocatore, solo se viene inquadrato negli occhi. Una volta ucciso un Enderman, questo lascerà cadere a terra delle Ender Pearl, che sono il simbolo dell'essenza degli occhi, e una volta raccolte, doneranno al giocatore il potere di teletrasportarsi per una sola volta. La Mojang e gli sviluppatori, per la creazione di questo mob, si sono senza dubbio ispirati allo Slenderman. Lo Slender nasce nel 2009 per mano di Eric Lazen, in seguito a un concorso fotografico sul sito Something Awful, dove ogni partecipante doveva ritoccare una foto aggiungendo dettagli macabri e raccapriccianti. Lo Slenderman ha diversi poteri, ma quello che più si conosce è il potere del teletrasporto. Oltre alla conformazione fisica e a questa verità, è evidente anche come il nome Enderman sia palesemente copiato dal nome Slenderman. Ora però facciamo un passo indietro nel tempo, nella beta 1.8 di Minecraft. L'Enderman era appena stato introdotto, ma i giocatori videro due tipologie di Enderman. Il primo era normalissimo, ma con due occhi di colore verde, anziché di colore viola. Infatti si pensa che le Enderpearl siano verdi, proprio come furono inizialmente gli occhi dell'Enderman, quindi le Enderpearl erano proprio gli occhi dell'Enderman. Ma oltre al diverso colore degli occhi, questo Enderman non ha nessun'altra stranezza in più. Non si può dire lo stesso con l'Enderman bianco. Un giocatore che ha realmente visto questo essere testimonia così: stavo tornando a casa di notte, quando un Enderman di colore bianco apparve improvvisamente sopra un albero. Pensavo di avvicinarmi, senza guardarlo negli occhi, in modo da non farmi attaccare. Ma questo, senza motivo, iniziò a venirmi incontro, fino a sparire e riapparire davanti a me. La mia visuale era bloccata e non potevo nemmeno tirare fuori la spada dall'inventario. Iniziò a teletrasportarsi e io con lui. Ero paralizzato e dopo 15-16 teletrasporti mi teletrasportò fra le nuvole. Lui scomparve e io caddi nel vuoto, perdendo tutto. Non lo vidi mai più. Questa è la leggenda dell'Enderman bianco, che ha la capacità di prendere il giocatore e teletrasportarlo insieme a sé, per poi lasciarlo cadere dall'alto fino ad ucciderlo. Voi ci credete a questa leggenda? Cosa ne pensate? Avete mai incontrato un mob come questo? Spero che questa leggenda vi sia piaciuta e alla prossima.